Ciao ragazze, eccoci all'appuntamento del mese di settembre con un make-up al mese con noi, la collaborazione con Miss Jessie Make-up, Jessica, che già dal mese di agosto abbiamo trasformato in un face of the day, o meglio face of the month, perché io lo sapete, sono nell'ultima fase della mia gravidanza, per cui Jessica è stata così carina che per agevolarmi ha accettato di trasformare appunto il video da make-up tutorial a face of the day. Perché è molto più veloce e facile da editare, da realizzare. E tra l'altro Jessica è stata anche molto comprensiva, per cui volevo, come collaboratrice, per cui volevo ringraziarla mandandole un grosso bacione, perché è una persona veramente squisita, oltre che una ragazza bellissima e molto brava nel realizzare i make-up. Per cui giù nell'info box vi lascio il link al suo canale, mi raccomando, andate, sistemo il ciuffo, andate a seguire anche il suo video perché veramente merita. Per quanto mi riguarda, la proposta di settembre è realizzata con il trucco che sto indossando ed è un make-up semplicissimo, tipo uno smoky, che ho realizzato con una palette nuova, la Del Mar della Sleek, che mi è stata regalata da una carissima amica di YouTube pochi giorni fa, ed è un prodotto validissimo, come tutte le palette di questa serie della Sleek. Io ho già l'Eye Candy. La Del Mar è una palette uscita quest'estate, come vedete molto colorata, ma sono colori comunque piuttosto discreti e quindi non sono sparaflesciati come quelli della Electric, tanto per intendersi, ma sono colori appunto un po' più soft, che possono essere portati tranquillamente tutto l'anno. E soprattutto la cosa che mi ha colpito di più è la grande varietà di colori, perché si passa in pratica dal viola al blu al verde, declinati in varie tonalità, passando sia per tonalità aranciate o pescate come queste tre, ma anche tonalità neutre. E per cui veramente ci si può sbizzarrire. Molto bello è questo, ad esempio. Questo color champagne che anche utilizzato da solo fa sempre insomma il suo effetto ed è molto veloce per realizzare un trucco, insomma molto utile per realizzare trucchi veloci. E, come sempre le palettine si presentano in questo packaging con 12 cialde, sono ben finite anche proprio come packaging e tutto il resto, e anche proprio le cialde in se stesse sono estremamente valide perché sono scriventi, non eccessivamente polverose e durano bene tutto il giorno, per cui insomma veramente sono prodotti degni di nota. E periodicamente ne esce sempre una nuova, ad esempio è già uscita la Arabian Nights, che è di nuovo molto bella e sulla quale ci sto facendo un pensierino. E adesso passiamo alla mia, ovviamente al mio make-up, alla mia proposta che ho realizzato utilizzando solo due cialde. Una è questa viola, bellissima, che tra l'altro è duochrome, è un viola molto bello, che si chiama Opening Party, come sempre c'è la cartina con tutti i nomi, si chiama Opening Party, e poi l'illuminante, il bianco opaco che non manca mai in queste palettine, come vedete, e si chiama Chilled Out, se non sbaglio. Sì, Chilled Out. Molto bello, molto semplice. E vi descrivo brevemente il trucco del viso, perché più o meno sono sempre i soliti prodotti, così poi ci concentriamo sul trucco occhi. In pratica ho realizzato la base del viso con il solito Flat Perfection della Neve Cosmetics, il fondotinta minerale compatto, che lo sapete io amo alla follia. Quanto riguarda la zona del contorno occhi, ho utilizzato come correttore l'I Love Stage di Essence, un prodotto low cost con il quale mi trovo benissimo sia come primer che appunto come correttore di questa zona. Allora, in pratica ho applicato il viola che vi ho mostrato prima su tutta la palpebra mobile, andando nella piega ovviamente dando una bella forma un po' rialzata. Poi ho applicato l'illuminante, il bianco, sempre che vi ho mostrato prima, sull'arcata sopraccigliare, ricoprendolo poi con una linea che poi sono andata a sfumare con il dito, realizzata con questo matitone della Essence della serie Big Bright Eyes nella colorazione Funky, che è un prodotto di nuovo low cost che mi fa impazzire. E il matitone bianco l'ho applicato sempre come illuminante anche nella zona dell'angolo interno dell'occhio. Come eyeliner ho utilizzato un prodotto liquido che ho acquistato quest'estate con il quale mi trovo veramente bene. Tra l'altro è il primo prodotto di quel marchio che acquisto. Sto parlando dell'Ink Eyeliner della Wacom. A questo punto ho delineato come sempre la rima interna dell'occhio con il trucol di pupa. Con un pennellino molto piccolo ho riapplicato il viola anche sulla rima ciliare inferiore per riprendere e dare l'effetto smoky.
E infine ho applicato il mascara. 24 ore Absolute Volume della Deborah Milano, che è uno dei miei mascara preferiti e che alterno al Vamp e a quei pochi altri con i quali mi trovo molto bene. Unica pecca di questi prodotti della Deborah Milano sono, secondo me, gli scovolini un po' troppo grandi. Io, proprio i primi giorni che lo utilizzo, tendo a fare molti pasticci. Devo prenderci un po' la mano e poi finalmente riesco, insomma, va tutto bene, ma c'è questo difetto, secondo me. E poi niente, ragazze, ho quindi il trucco occhi è finito lì, ho delineato, vabbè, le sopracciglia con il solito kit in polvere della Essence e il relativo pennellino angolato, sembra della Essence, e finalmente ho applicato il blush e il rossetto, che sono poi, diciamo, la ciliegina sulla torta di ogni make-up. E lo sapete, anch'io sono stata contagiata dai blush, quindi è una mania veramente. Adesso capisco quando voi dicevate blush mania, ci sono cascata anch'io. E come blush ho applicato uno in crema della Be Chic nella tonalità che io preferisco, che è questa qui pescata, perché è comunque una tonalità che non spara troppo e si abbina poi un po' a tutti i trucchi, con il viola poi è la morte sua, e anche a tutti i rossetti. E tra l'altro è un prodotto veramente bello perché si applica molto bene, si sfuma altrettanto bene. Io con il blush in crema ci devo ancora un po' prendere la mano, perché comunque con quello in polvere secondo me è più facile lavorare, ma anche quello in crema, se si impara bene a lavorarlo, veramente dà dei risultati molto buoni. E questo è veramente un prodotto degno di nota. Infine il rossetto, ne ho applicato uno che mi è entrato nel cuore ed è questo qua della Dior. Si apre così e il rossetto è questo. Anzi, me lo ritocco perché è troppo bello. E questa era la mia proposta di make-up per il mese di settembre. Io vi saluto, ragazze. Mi raccomando, passate anche da Jessica, alla quale mando ancora un bacione. E se vi fa piacere, ci vediamo al prossimo video. Ciao!